quindi oggi l'idea è parlare un po' di Firenze, in particolare l'idea è tirare fuori un po' gli spunti di discussione da voi. A livello di curiosità, so che non c'è nessuno che è già a Firenze in questo momento, giusto? Tu sei a Firenze, ok? Io sono in una situazione ibrida, come sai. Un mezzo, però sì. Anche io, in realtà. Anche in realtà, il momento pubblico che Firenze. Tu sei pienamente Firenze o mezzo Firenze? Diciamo che sono freelance, però ho sempre lavorato su progetti molto lunghi. Okay. Meno male, poi faccio piccoli lavoretti in più, non lavoro il 50% di una roba, 50% di un'altra. Ok. E questo è adesso per capire un po' che in che modo poteva essere utile, insomma. Io ho avuto una partita lì al secondo. È vero, perché è passato monocliente. Monocliente, sì. Durata la partita. Questo non lo diciamo, tagliato. È ormai in prescrizione. Ok. Io mi presento in 10 parole per chi non mi conosce ancora bene. Io nasco come sviluppatore, ho lavorato in due agenzie di consulenza, ho lavorato in Steppers, che possiamo parlare, ho lavorato in Ideato, poi in Flowing, forse abbiamo, tu lavori in Flowing, no? Sì. Perché abbiamo un rappresentante, e poi 3 anni fa sono diventato freelance. Ed è stata un'esperienza interessante questa, perché ho scoperto che cambia tantissime cose lavorare da freelance. Io pensavo che le stesse cose che faccio da programmatore, dipendente, come consulente in un'altra azienda, le trasportavo, però le facevo mie, vendevo senza che mi togliessero tutta la setta che regalavo al mio datore di lavoro, e all'incirca le cose sarebbero state simili. In realtà no, in realtà cambia tantissime cose. Ed è stata anche un'esperienza. È tuttora un'esperienza piuttosto positiva. Quindi c'è un po' di cose da raccontarvi, ma vorrei partire partiamo dall'inizio. Ok, quindi facciamo così. Come prima cosa vi chiederei un piccolo sforzo a voi, e mi piacerebbe che quando avete pensato, ok, stasera vengo qua, affronto questo tempo di merda e vengo qua a tratte. Ma c'era una qualche roba che mi incuriosiva di più nel mondo del freelance, un dubbio che avevate un po' più forte, una roba che dice voglio sapere lui come se la cava, come se la cava il freelance in questa cosa, o quanto è stato difficile il passaggio, come trovare clienti, ha fatto la fame per meglio, è riuscito a sopravvivere, eccetera eccetera. Allora proverei a fare così: se mi darei un post-it a testa, mettiamo tipo un paio di minuti e provate a scrivere una domanda che vi viene in mente. Qui ci usiamo come punto di partenza. Rimarrei lì per un paio di ore. Era uno scherzo. Ecco, non si muove. Pietro, io ho una domanda per te. Come mai vivi con un rotolo di scotch così grande? Che sono così dentro. Ma non è la morte. Quella è la scotch. Anche l'ostico. È la...
Sì, un'altra dimensione. Mi piace essere indipendente. Quindi, allora, iniziamo a definire. Ci sono due grosse fasce di freelance, volendo. Da una parte hai i freelance che ti servono, come dire, per aumentare il tuo team, ok? Tipo, ho tre sviluppatori, me ne serve un quarto, ok? Persone il cui ruolo è molto ben definito dal titolo, ok? Io sono uno sviluppatore front-end. Cosa faccio? Scrivo codice per il front-end, magari sono più o meno bravo, più o meno competente, eccetera, eccetera. E quindi di qua c'è quel tipo di professionista, diciamo, definito dal ruolo. Dall'altra parte, tu puoi definirti per i problemi che risolvi, ok? O se vuoi a beccare la cosa in cui tu sei veramente più bravo a fare. Se tu vai a cercare, non ti, come dire, qua sei tu che vai a infilarti dentro una posizione di un puzzle che è già definito. Sono le posizioni lavorative ben note. Non sto dicendo che c'è buono qua, cioè male qua e bene qua, sono modi diversi. Da questa parte, invece, tu sei tu che vai a tagliare il tuo ruolo rispetto alle tue abilità. In questa situazione tu hai sostanzialmente il monopolio personale di te stesso, ok? Perché se vengono ho un cliente che aiuto. Faccio un esempio. In questo momento io ho lavorato in due aziende di consulenza, appunto, e ho avuto abbastanza esperienza, sinceramente. Erano due aziende molto trasparenti, in cui l'organizzazione era molto flat. Questo mi ha permesso di capire come erano le dinamiche dentro, contribuire a migliorarle, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che mi sono fatto l'esperienza per aiutare altre agenzie di sviluppo a migliorare i loro processi, perché so come alcune aziende che lavorano bene l'hanno fatto, che problemi hanno avuto e come sono evolute, ok? Se io vado ad aiutare un'azienda di questo tipo, e quindi sto aiutando alcune aziende che hanno dei problemi analoghi, in quella situazione lì chi altro, cioè come vai a cercarlo? Un altro esperto di come sono fatte le agenzie di sviluppo in Italia, ok? Quindi, se tu, una roba importante che fa comodo con questa cosa è specializzarsi sui problemi al posto che sulle soluzioni. Cosa intendo qua? Un discorso è quando io dico sono un esperto di, che ne so, di fare sviluppo TDD, di fare test, eccetera, eccetera. Un discorso è se divento un esperto di recuperare progetti legacy. Magari queste due cose sono abbastanza simili, ma sono completamente diverse quando le vendi. Perché qua stai vendendo a qualcuno che sta cercando il pezzettino del puzzle del formatore TDD. Qua tu ti stai vendendo al CEO o al CTO che ha bisogno di recuperare un progetto legacy e non hai idea di come farlo. Quindi non so se ho interpretato bene. Tu qua stai facendo la distinzione tra eseguo e basta, sono bravo a fare quella cosa specifica, quindi a programmare in JavaScript o a fare TDD, ed è,
ed è un modo di fare prevenzione. Dall'altra parte tu stai dicendo mi posiziono come un problem solver, come un Mr. Wolf della situazione, ed è un altro modo di fare. Sì. Una delle cose più belle di fare il freelance è proprio il fatto che non c'è un solo modo di fare il freelance. Rispondo al volo, già che sono a una domanda che era qua, che diceva: quando si lavora apertamente freelance, si tende a lavorare da soli? Questo è, in realtà, questo vuol dire dipende tanto da te. Di cosa hai bisogno tu? Ad esempio, il mio amico freelance è una persona che è contenta quando è in mezzo alla gente, quando lavora tanto in mezzo alle persone, aiuta il team a crescere, eccetera, eccetera. E lui quindi cerca sempre lavori in cui lavora in team, ok? Quindi situazioni in cui magari c'è un team e lui può portare il suo apporto. Io non ho così tanto questo bisogno. Mi piace tanto interagire con le persone, ma non ho questo bisogno forte di team attorno a me. E quindi scelgo cose diverse. La cosa più bella è andare a tagliarsi il lavoro rispetto a quello che piace a te. Non è sempre una passeggiata e poi lo scopri nel frattempo. Perché magari pensi che tu vuoi una cosa, poi lo fai, dici, ah no, mi ho sbagliato, però sei in silenzio. Quindi magari dopo qualche mese raddrizzi, ovviamente dopo lo prendi in maniera diversa e poi man mano così evolvi in maniera iterativa, come ci piace fare col software anche. Sì, è posizione molto chiara. Okay. Ovviamente d'accordo anche con le tecnologie che hanno in quanto tale mente, però mi chiedo, non è un'evoluzione, cioè nel senso non è bene e male, però non è forse vero che l'essere consapevole di cosa puoi apportare in una situazione complessa, quali problemi puoi risolvere, imparare a ragionare nello spazio più grande, che sono le tue soluzioni, ti chiede una certa. Io ho esperienza in termini di signori di mano, esperienza di cose viste e vissute, cioè non è comunque anche un percorso, forse più che una situazione, cioè è più facile inizialmente partire dal ok, io sono un frontendista, faccio quelle poi belle situazioni, ho più consapevolezza di quello che mi attorno e riesco poi a vendermi come, cioè non lo vedi, non è forse un percorso, forse, non lo so. Allora, secondo me può essere che sia un percorso, credo per me negli anni è stato, in generale è un percorso però tipo della vita, non del silenzio, però per quanto mi riguarda, se tu sei il mago del TDP e ti piace dedicarti solo a fare TDP la manetta, ah, è benissimo. Questa roba di. Abbiamo questa idea del fatto che c'è una sorta di career ladder, ok? Questa idea del fatto che c'è un percorso di carriera definito per tutti è una pessima idea. Perché? Perché in verità i percorsi di carriera sono molto diversi e quello che le persone hanno bisogno di fare dal lavoro anche sono piuttosto diversi. I tuoi bisogni non sono gli stessi agli altri, non è che per ho parlato con e qui potevi fare colloqui recentemente, io colloqui a dei candidati, mi è capitato un ragazzo che ha detto ok, io non penso che programmerò per sempre, faccio ah ok, come hai, cosa ti interessa, ma no, perché io nell'azienda in cui ho lavorato prima ho visto che il mio capo era un programmatore che poi andassi a programmare se non so gestire le persone. Ho capito, ma hai visto il percorso di una persona e hai deciso quale sarà la tua carriera nel mondo. Non è quello il modo di definire quello che ti piace, quello che vuoi fare, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono delle robe per... Esco un attimo fuori dal seminato. C'è una roba molto bella. Che si chiama Moving Motivators,
Moving Motivators è uno strumento che ha inventato Apple, che sono tipo delle card che indicano i 10 motivatori intrinseci tipici delle persone che fanno all'incirca i nostri lavori. Quindi, che ne so, il bisogno di sentirsi accettati dal team, il bisogno di avere un titolo, il bisogno di avere potere, il bisogno di essere bravi in quello che si fa, di migliorare in quello che si fa, eccetera, eccetera. E l'esercizio è ordinarli in base a quello che è più importante per te. Questa roba, secondo me, è una gran cosa, perché ci permette di un po' come quando fai priorizzare le cose al tuo cliente, che non puoi mettere due al primo posto, per cui sei costretto a fare delle scelte. Ti aiuta a capire cosa ti spinge, cosa ti motiva, cosa ti piace effettivamente, quali sono le parti del lavoro che ti spingono, e andare poi a cesellarti poi le tue scelte in base a quella roba. E questo era legato un po' al discorso carriera, eccetera, se è un'evoluzione o altro. Dipende da quello che ti spinge, da quello che ti va. Ok, ma adesso in base a questo, come farsi scegliere? Allora, non ce l'hai questa parte con me. Qua è facile. Ma questa parte qua è facile perché i clienti non hanno in realtà molte alternative quando ti incontrano. Se sei di qua, secondo me il discorso è: da una parte non è così difficile perché ci sono pochi freelance in posizioni, non è così difficile nelle posizioni interessanti, paradossalmente. Se vai a prendere i lavori peggiori è più difficile trovare la cosa. E dall'altra parte hai bisogno di creare una fiducia nelle altre persone per essere scelto. E creare la fiducia nelle persone che non conosci è sostanzialmente quello che chiamano costruirsi un audience. Tu devi permettere alle persone che non ti conoscono, che non hanno ancora lavorato con te, che non sanno che Angelo è bravo a fare tutte queste cose, permettere di scoprirlo prima di iniziare a collaborare con te. In che modo possono scoprirlo? Perché tu magari scrivi articoli e loro apprezzano, perché magari fai del software open source e loro lo vedono, perché ci hai chiacchierato a un meetup e hai detto no, lui sembra una persona intelligente, quindi mi fido di lui, eccetera eccetera. Fare talk al craft and software, fare talk al craft and software, infatti poi dopo mi venderò tutti una consulenza. però la newsletter mi ha aiutato a creare fiducia, a cogliere fiducia delle persone, a costruire la fiducia di persone che non mi conoscevano più in fretta, perché ho detto forse non è proprio quello. E quindi questo dubbio mi ha preso. Quindi sì, il discorso è costruire la fiducia, è un po' come costruire la fiducia in scala. Ok? Cercare modi perché lo scrivo si dice in scala, secondo me quello è la modalità. Sei abbastanza soddisfatto? Assolutamente sì. Prima che passa la seconda domanda, Pietro. Sì. Vuoi che ti faccio dei cenni quando sono passati 10 minuti a domanda? Vuoi fare un boxare? Sono un sacco. No, adesso abbiamo fatto 12 minuti a domanda. E quando si lavora prettamente da freelance si tende a lavorare da soli, sono soddisfatti.
Cosa ti ha spinto al cambiamento? Motivazioni? Interna o esterna? Interna o esterna. Allora, è successo così. Quando stavo... Ok, stavo lavorando per cercare di essere un po' pago. Tipicamente le mie cose le racconto senza problemi. Quando parlo di aziende dipendente rimarrò un po' più vago, perché chiaramente non è carino. È capitato che stavo facendo una consulenza e in quel momento, quindi io ero dipendente, stavo facendo la consulenza al cliente. Questo cliente era contento di quello che avevo portato avanti nel tempo, ma in quel periodo lì non aveva cose da farmi fare. Ma per lui non era un grande problema, perché aveva soldi in abbondanza e in più preferiva tenermi lì prenotato, cioè piuttosto che interrompere, perché c'erano anche contratti. Per la mia azienda di consulenza era comunque un buon affare, perché comunque loro una bella tariffa se la pagavano, io ero occupato, quindi loro ci facevano soldi. L'unico che si rivolgeva in questa cosa ero io, no? Praticamente una tra le cose che mi è stata più faticosa e pesante nella mia vita è stato il periodo in cui ero da un cliente, ma non ero una persona. E infatti poi ho ottimizzato il mio modo, la mia modalità di lavorare per fare in modo che non mi esista più. Quindi ero in questa situazione lì, ho fatto qualche colloquio in giro, in qualche posto, stavo cercando qualcosa di interessante, e poi ho letto un libro che era The Secret of Consulting di Weinberg, cioè questo consulente super famoso, che in realtà non è uno di quei libri che ti vendono la consulenza, come altri libri che ho letto. È un libro di un tot di un tot di leggi sul consulting, come funziona. E io mi sono immedesimato in lui, ho detto, però in effetti fare il consulente freelance potrebbe essere una bella cosa, potrebbe essere interessante. Quindi, in sostanza, quello che mi ha spinto è sicuramente un buon fatto di togliermi da situazioni che magari erano andando bene al mio datore di lavoro, ma erano comode per me. E l'unico modo per togliersi completamente da queste cose è non avere un datore di lavoro. E la seconda cosa è andare a... Io ad esempio con le aziende di consulenza in quello stato, allora dei clienti che mi piacevano, dei clienti no. Io lavoro bene con le aziende piccole, ok? Lavoro bene con le aziende piccole, con le start-up, con tutta una serie di situazioni. Fatico a lavorare bene dove c'è tanta gerarchia, solo che le aziende che mi assumevano non è che potevano prendere solo i clienti che piacevano a me, per ovvi motivi. E quindi io volevo scegliermi un po', avere più potere nel scegliere chi aiutare. E poi anche esattamente cosa andavo a fare, ok? C'erano certi tipi di lavoro che mi interessavano, altri di meno. E quindi, volendo un po' poter scegliere più quei fatti miei, con un po' che mi ero cagato il cazzo per tutte le cose, eccetera, eccetera, ho fatto due chiacchiere con Giaga, ho chiesto, ma se te sono pazzo se divento freelance? Già ha detto, no, procedi. E mi sono buttato in sostanza. Una cosa che ti aggiungo come trucco, tra virgolette, che ho usato, è il fatto che il mio primo cliente è stato il mio datore di lavoro precedente. Quindi gli ho detto, io mi licenzio da questo giorno, se vuoi
continuiamo a collaborare per un po' con me da freelance e vivendo un po' di giornate. E poi ho scoperto che in realtà vendendogli non tante giornate, mi facevo già tutto lo stipendio dell'anno prima. E ho detto, stavo lasciando giù tanti tanti soldi. Ciao. Quindi le motivazioni erano principalmente appunto poter scegliere un po' meglio queste cose qua. Non credo che sia verosimile diventare. Non credo sia verosimile diventare freelance solo per il discorso di riesco a guadagnare in più. Perché comunque è un dato di coglione, un po' di lati. E devi essere carico per affrontare un po' di cose. Quindi secondo me c'è bisogno di motivazioni intrinseche, non ti bastano quelle estrinseche, come ad esempio il denaro o qualcosa del genere. Ti hai risposto? Sì. Diciamo che non stavi bene, comunque cioè, ti annoiavi, avevi altre motivazioni. Non di carattere economico, comunque. No. E quindi hai detto, sai che c'è. Sì. Ok. La rete di contatti acquisita dal dipendente è essenziale per trovare clienti? Allora, secondo me la rete di contatti è effettivamente molto importante. Allo stesso tempo non ti serve una rete di contatti gigantesca. Per intenderci, quando parliamo di sviluppo, in sostanza, siamo all'incirca, a parte Robby, quasi tutti i sviluppatori, mi sembra, ma no? Okay. Quindi, quando prendiamo un lavoro, non è una roba che dura una settimana, è facile, quindi mesi. Okay. A questo punto, una volta che tu sei assicurato il primo cliente, e non gli vendi 5 giorni a settimana, magari gliene vendi 4 o gliene vendi 3, che tu ci puoi vivere tranquillamente con 3 giorni a settimana in una tariffa organizzata, potresti guadagnare più di quanto fai ora dipendente con 3 giorni. E negli altri 2 puoi fare networking. Quindi se non avevi la rete prima, te la puoi costruire un po' nel durante, anche perché non hai bisogno di vendere a centinaia di clienti l'anno. Nel senso, 3 clienti in un anno, 4 clienti in un anno, ti va più che bene. Cioè, 4 clienti in un anno vuol dire un cliente ogni 3 mesi da trovare. Okay. Ora, per quanto non sia carica la tua rete di contatti, se un attimo sfrutti le occasioni, fai sapere alle persone che sei un freelance. Ho parlato con un freelance qualche mese fa che stava cercando di uscire dalla situazione monocliente e gli ho chiesto: ok, ma tu hai scritto su LinkedIn che sei un freelance e stai cercando un certo tipo di lavori, eccetera, eccetera? No. Ok, diciamo che di sicuro non potete tenere nascosto che fate il freelance se volete trovare nuovi clienti, ok? Una volta che lo rendete pubblico, c'è una percentuale anche importante di lavori che non vanno in porto, ok? Non ho fatto statistiche, ma secondo me uno ogni quattro, cioè il tasso di successo di dare contatto se iniziamo a lavorare assieme, secondo me sarà tipo 1 ogni 3 o 1 ogni 4.
Questo vuol dire che chiaramente avete bisogno di un po' di contatto, non ti basta un contatto per beccarti il lavoro diretto, ci avrà bisogno di un po' di più contatti, però hai un sacco di tempo a disposizione. Quindi il discorso è, se hai un po' di contatti come dipendente è meglio, ma a volte i contatti da dipendenti ti basta anche... Ecco, io non consiglio alle persone di diventare freelance da junior, perché credo che sia molto molto dura, rischi di finire nel mercato... nel mercato di chi cerca manodopera a basso costo. Ecco, diciamo che forse c'è ancora una terza distinzione qua sotto, che è tipo chi cerca le cose a pochissimi soldi. Ecco, diciamo il gruppo di events, Upwork, tutti quei siti di lavoro da freelance, più prove varie, per cui si cerca davvero di tirare al minimo il budget. Non mi ricordo più cosa sta uscendo. Ah, la rete. Dato che da junior non abbiamo di iniziare a fare lo sviluppatore da junior. Bravo, vedo sul tetto. Perché rischi di finire proprio a pigliarti i lavori peggiori. E farti i lavori peggiori da freelance è un lavoro a finire. Perché a quel punto non hai le garanzie di un lavoro dipendente, in più fai un lavoraccio trattato come manodopera a basso costo. Quindi ti consiglio di farlo da senior. Se insomma, hai qualche anno di esperienza alle spalle, anche tutti i tuoi ex colleghi, se non sei una persona che li ha maltrattati, tipicamente si fidano abbastanza di te e quelli sono una parte importante della tua rete. Quelli sono utilissimi perché poi con un mercato del lavoro così movimentato come il nostro, per cui ogni 2, 3, 4 anni la gente cambia lavoro, la gente con cui lavoravi assieme 6 anni fa è andata in 10 aziende diverse e poi magari ha cambiato ancora. Quindi hai una rete di contatti che anche se è la stessa azienda, poi si è spagliata in giro e sono persone che ci aspettiamo su finire un tempo. Quindi la rete di contatti è molto importante, ma sicuramente la puoi cavare anche senza essere uno che ha una super rete. E questo lo dico anche perché altri gli amici che sono diventati freelance non è che erano delle personalità su internet che avevano miliardi di follower, eccetera, eccetera. Gente che ha fatto dipendente per un paio di aziende, poi è iniziato a attaccare i primi lavori e poi ha messo gli altri, piano piano ti costruisci la parete. Risposta? Sì. Con molto più parole necessarie, però. Allora, come hai imparato a gestire la parte amministrativa se fai da solo e cosa ti ha spinto al cambiamento? Cosa ti ha spinto al cambiamento? La diamo per già la risposta. Come hai imparato a gestire la parte amministrativa da solo? Questa è una paura che in questo esatto momento storico possiamo dimenticarci, in sostanza. Cosa è successo negli ultimi anni? È arrivata la partita IVA forfettaria. La partita IVA forfettaria, ve la farò in 5 minuti, non vi annoierò con la professione, perché tanto non la so. Quindi, cosa dice il forfettario? Dice, se tu all'anno guadagni meno di 65.000 euro, che fatturi meno di 65.000 euro, allora ti puoi usare questa partita IVA forfettaria
che in sostanza hai una tassazione, semplificandoci molto la vita, del 30%, e la tipica rottura di coglioni grossa di chi ha la partita IVA ordinaria sono tutte le cose da scaricare, quindi sapere cosa puoi scaricare, fino a che limite. C'ho un amico con la partita IVA ordinaria che a casa, al posto che comprare le bottiglie d'acqua, compra i bottiglioni da 5 litri, quelli tipo da ufficio, perché quelli li puoi scaricare. Okay? Quindi ottimizzare poi tutta la tua vita per riuscire a scaricare più delle tasse non è la mia aspirazione. Quindi il discorso è rimanere sotto i 65.000 pagando il 30% e non hai neanche bisogno di un commercialista vero e proprio, perché c'è questo servizio online che si chiama Fisco Zen, che per mi pare 350 euro l'anno tu scrivi le tue fatturine sopra. Loro ti fanno i redditi, la dichiarazione dei redditi a fine anno, e ti fanno la previsione delle tasse, che è abbastanza precisa. Quindi tu in ogni momento sai quanto dovrai pagare, perché tu come freelance paghi le tasse due volte l'anno, in sostanza, che è un po' la tua di palla, perché magari ci blocchi le 10.000 euro di tasse da pagarti, quindi ti conviene saperlo in anticipo. Quindi in sostanza tu con questo sito compili le tue fatture, che compilare le fatture ti può scrivere il nome del cliente, scrivere quanti soldi ti deve dare e cliccare invio, ok? E non devi più fare nient'altro. Hai finito la tua parte amministrativa e hai una chat con cui scrivere con loro se hai dubbi o nel caso li senti al telefono. Quindi la parte amministrativa se accetti di guadagnare massimo 65.000 euro, che in sostanza netti sono tipo poco più di, facciamo un 40.000 euro netti l'anno, che sono tipo quindi un 3.500 netti al mese, che ci possiamo accontentare, diciamo. E c'è questa combinazione astrale qua di Zara in questo momento, per cui c'è un meccanismo di tassazione che è clamorosamente conveniente e clamorosamente facile, non sembra italiano. E, per farvi un'idea, avete dato un'occhiata oggi che se tu prendi un dipendente lo paghi 1.800 al mese per 13 mensilità, il costo azienda è circa 60.000 euro. Quindi in sostanza puoi scegliere con gli stessi soldi se pagare un dipendente 1.800 o un freelance 3.000. Puoi ripetere il messaggio più lo dico al... Ecco, non potete essere monocliente, questa roba qua diventerà in carriera ancora di più se con il vostro ex dipendente di lavoro. Potete continuare a collaborare con il vostro ex dipendente di lavoro al massimo al 50% del vostro fatturato. Quindi... Sai, in realtà quella cosa è un po' tricky, perché quella legge nasce soprattutto per combattere dei comportamenti molto più negativi, che sono tipo il bar, che cioè, dove hai un posto, dove fai il commesso, dove sei veramente... quello è assolutamente illegale. In realtà il nostro lavoro, che è un lavoro di concetto, eccetera, non è vero che, non puoi, che tu non possa avere un solo cliente. Se sei ex dipendente sì, è gravissimo. Però se tu per due anni lavori per un tizio solo, no, perché tu stai facendo un lavoro altamente professionalizzante, quindi cioè che lo fai tu e pochi altri, quindi in realtà non è così... Hai ragione, perché ho un'agency e alcune persone le ho ottenute così, ma è assolutamente legittimo. Sì, io pure sono stato in ansia per questo motivo per tanto tempo, poi mi sono un po' parlato con avvocati pensando nelle cose. Quindi anche meglio. Cioè. Puoi farlo, ma ti cambi lavoro. Sì, non puoi rimanere, è un problema, è pagamento un problema.
ponte. No, ma non è sì, io un po'. Perché non tanto per noi, per il capo. Sì, esatto, sì, perché sì, il rischio è scaricato sul tuo esatto, esatto, vero. C'è anche la paranoia del primo anno di pagare l'anticipo del primo anno. Il primo anno paghi gli acconti, paghi più acconti. In realtà, ora, quando vi dico il 30%, in realtà il primo anno pagate un pochino più del 30% e gli anni dopo un pochino meno del 30%. Però, cosa succede? Ogni volta che tu incassi su Fisco Zen, cioè il numerino delle tasse da pagare ti aumenta. Una roba che vi consiglio se diventerete freelance e non avete una gestione del budget e dei soldi molto accurata è farvi due conti in banca. In uno lasciate i soldi alle tasse, nell'altro avete i soldi che avete davvero. In questa maniera siete sempre consci di quanti soldi state spendendo ed evitate di fare come certi amici che si sono trovati a giugno con 11.000 euro di tasse da pagare e aver speso tipo tutti i soldi. Non si guadagna un po' di freelance. Esatto, sì, ma comunque non è tanto tragica il pagamento del primo anno. Cioè, io pure avevo paurissima all'inizio, poi però non è che l'ho pagato tantissimo. Non mi ricordo, ma secondo me se 10.000 euro è possibile che si produce fuori. Il primo anno, tra l'altro, in verità è a giugno dell'anno dopo, perché tu il primo anno non lo paghi il primo anno, ma lo paghi. Bisogna iniziare il primo gennaio, essere c'è un trucco che ho appena scoperto. Diccio. Che dal 2020, per entrare nella forfettaria, allora, prima per entrare nella forfettaria c'era il limite che dovevi avere massimo 30.000 euro di reddito dipendente. E, ripeto, lordo dipendente, quindi massimo una valle di 30.000 euro. Però se ti sei licenziato nell'anno fiscale prima non vale più questo limite. Quindi cosa succede? Se tu guadagni 200.000 euro di RAL ma ti licenzi il 15 dicembre, il primo gennaio puoi aprire la forfettaria. Se tu ti licenzi invece il 31 marzo e apri ad aprile, non puoi aprire la forfettaria. Che senso ha tutto questo? Noi lo sappiamo. Però sappiate che se volete cambiare lavoro da dipendente a freelance, il 31 dicembre è un ottimo momento. Abbiamo 20 minuti, diciamo. Molto bene. Ti ho risposto? Differenze tra trovare clienti in Italia e all'estero. Allora, io in questo momento non ho mai avuto clienti all'estero, quindi la mia esperienza è abbastanza limitata. Vi dico però che riguardo a questo schema qua, se volete infilarvi in un ruolo, in quel caso è clamorosamente più facile. Perché è molto più facile vendersi in un'altra lingua per le competenze che avete, eccetera, eccetera. Tutto il lavoro che avete fatto qua, magari di posizionamento, di creare fiducia, eccetera, eccetera, se avete fatto una lingua sbagliata non vi aiuterà molto. E allo stesso tempo, anche produrre tutta roba in inglese per il mercato italiano non è detto che sia una bella idea. Anche perché vi mettete in competizione con il mondo della produzione di contenuti in inglese, che è abbastanza ampio. Quindi questo direi che è veramente... Posso chiedere un correlato? Deve essere, ti stanno contattando, cioè sei contattato da agenzie estere più di quanto deve essere il momento pre-pandemia? No. In questo momento, tra l'altro, io sto togliendo tutti i riferimenti al fatto che... non tutti i riferimenti, però tante cose legate al fatto che sono un programmatore sul mio LinkedIn, perché dato che sto facendo robe un po' diverse, product management, consulenza strategica, eccetera, non mi interessano quel tipo di offerte e sono le unici tipi di offerte che ti arrivano di persone a casa. Nessuno va a scegliere un
consulente strategico cercando su LinkedIn persone a caso, ma ho cercato con di sfida. E un po' come qualsiasi ruolo che puoi fare di fidarti un pochino di più. Sì, credo, perché ho la sensazione che con lo sdoganamento del remote working, da un lato c'è una tendenza a fare aziende che già lavorano in quelle modalità, ma anche che aziende estere vedono nel mercato italiano, tutto sommato rispetto ad altri mercati, costa poco, soprattutto su Dave, uno spazio nuovo, e quindi si crea anche un certo tipo di concorrenza sui prezzi. Ci sta. Io allora credo che ci sono realtà molto interessanti full remote per cui lavorare. Andare a lavorare per chi ti prende un'alternativa economica è raramente una bella idea, perché non cioè perché ti tratta come l'alternativa economica. Certo, si può dipendere anche da, però anche c'è più scelta, chiaro che se c'è l'agenzia che ti usa come polvere, nessuno ci vorrebbe andare, però se ci sono anche aziende interessanti che dicono scopriamo il mercato italiano. Sì, infatti, secondo me sono aziende fuori molto interessantissime, quelle che ti cercano perché sei nel paese povero, non ci andrei a lavorare. Diciamo che è difficile che trovare una situazione così. Passaggio contrario, da freelance a dipendente, esperienze? Allora, secondo me una cosa interessante del nostro lavoro è che c'è talmente tanta richiesta di programmatori che se uno prova a diventare freelance, dopo un anno, due anni, si accorge che non è il suo, poi rientrare in un mondo dipendenti non è così dura, perché alla fine, nel senso, fai Flowing, ad esempio, è un'azienda che ha assunto parecchie persone, prima iniziando a collaborarci come prima prendendole come freelance, poi si trovavano bene, eccetera, e quindi li hanno assunti. Chiaramente, questo capita spesso con persone che per qualche motivo non hanno particolarmente la passione di vendersi, nel senso di fare marketing, farsi da commerciale, eccetera, eccetera. E per cui se già lavori più o meno monocliente, eccetera, eccetera, credo che alla fine te la cambia. No, però in realtà è un po' diversa la cosa, nel senso che mi trovo in una situazione un po' strana, cioè se c'è un'azienda molto figa, ci stiamo corteggiando da un po' di tempo, da 2 o 3 mesi, poi allora mi ha detto sì, che poi prendiamo, però vogliamo assumerli. Non so sinceramente per quale motivo vogliono assumerli, perché secondo me conviene più a loro che a me, che io inizio a collaborare con loro come sono adesso. E dato che io non sono mai stato formalmente assunto, ho fatto che parlavi di percorsi strani, ho fatto un percorso stranissimo, e sono passato dalla carriera accademica a una società mia, a poi avrei di partita io un po' come tappabuchi per inizio per avere tutta la parte, soprattutto invece un casino, quindi mi diverto a tenere. Però non sono mai stato formalmente assunto. E sta cosa, da una parte mi piacerebbe lavorare con loro, perché fanno open source. Prima azienda che provo ti dice allochiamo 2 giorni fuori a fare open source, è una cosa bellissima. Però mi spaventa essere assunto, non so perché. Chiaramente perdi tutta una serie di la gestione delle ferie sarà una cosa diversa, allora poi chiaramente sono quelle cose che poi contratti con azienda e azienda da freelance. Però è chiaro che potenzialmente mi è capitato di pigliarmi tutto agosto e staccare completamente, la dipendente era molto dura. Chiaramente poi c'erano 2 garanzie dall'altra parte, magari non ci avevo le paranoie di domandarmi se arriverà un cliente dopo quello che ho, però nella pratica mi dà chiaramente tante libertà. Devi capire un po'
se ti interessano effettivamente queste libertà in più, così alla fine tu fai una vita abbastanza simile a quella dei tuoi colleghi dipendenti, per cui non c'è nulla di male a goderne dei vantaggi, insomma. Anche per quello che sto, cioè il mio problema ora è che io fossi, mia moglie è dipendente e quindi comunque sono obbligato a farmi le ferie quando le fa lei, senza seguire, quindi alla fine sono impermeato. Forse potessi lavorare da remoto. Io è sempre il contrario, cioè mia moglie è attenta e dipendente e lei ha le ferie tipo in buchi e io lo prendo le ferie perché lei è lui, trovo di, cioè, si dipende dalla situazione. Sì, sì, dipende un po' dalle situazioni. No, ma comunque abbiamo capito però. Esatto. È un po' da. È un po' da valutare, insomma, quello che sei disposto a lasciare giù. Secondo me è interessante in una situazione di questo tipo tener conto che la contrattazione per diventare dipendenti è su tanti assi diversi. Nel senso, i soldi sono solo una delle cose che puoi contrattare, che ne so, il numero di giorni lavorativi, puoi contrattare settimanali, intendo, quindi che ne so, lavorare un giorno in meno, oppure provare a contrattare il numero dei giorni delle serie, non so se avrà delle contratti. Io avevo fatto un contratto a 4 giorni settimanali e poi mi rigiravo il quinto giorno all'incirca, come mi pareva. E quindi l'ho fatto diventare anche tipo delle serie, chiudendo di tutto il periodo. Vabbè, non so se mi ero in galera dopo che si scriveva. Però, però credo che, cioè, secondo me la cosa interessante a quel punto è dare in carico quali sono le cose che potrebbero mancare, e prova a contattare per essere dipendente. Sì, certo. Cioè... Grazie. Prego. Ok. Un freelance riesce a trovare uno scopo più alto nel lavoro? E quindi qua c'è... Posso spiegare, per esempio? Vai! Perché stavo leggendo un libro e aveva questa piramide che in basso metteva... Era la piramide dello scopo, no? Dello scopo personale. E metteva creare valore, quindi rendersi utile. Poi metteva trovare un significato nel proprio lavoro e in alto se come persona si ha una missione sociale, no? Se si era più utile in ambito più ampio. Quindi un po' si lega alla sua domanda, nel senso che come dipendente magari vai a lavorare per una società che piace tantissimo, con cui ti senti utile per, non so, per le persone. Come freelance invece, come la freelance, questa piramide si riempie tutta o rimane in basso dal tuo punto di vista? Allora, per quanto mi riguarda il discorso, uno dei moving motivators è il fatto di riuscire ad avere un lavoro che è coerente con i propri valori, ok? Quindi credo che si tocchi un po' quel discorso di missione sociale, ok? Ti ritrovi in questa cosa? Sì, sì. Ok. Quindi secondo me il discorso è, in base a quanto per te è importante questa cosa, è verosimile che tu riesci a raggiungerla. Quindi il discorso è, questa piramide si riempie se è davvero quello che interessa a te. Non a tutti sono interessati a scalarla completamente, secondo me, questa piramide. Chi con più, chi con meno interesse. E secondo me, però, è assolutamente possibile. Nel senso, immaginiamo un po' il discorso di poter scegliere per quali clienti lavorare. Ora, a me è capitato nell'azienda di consulenza prima, devo dire che non sono mai stato particolarmente schizzinoso con i clienti per cui ho lavorato.
non ho lavorato per enti che sono quasi tre mente, ok? Quindi è normale, no? Sia un genocidio o altre cose. In una situazione mi sono rifiutato di prendere un cliente e non è stato niente di drammatico, però è chiaro che l'azienda sceglie i clienti con i propri valori. Quando sei tu a sceglierti i clienti, li puoi scegliere per quello che è importante per te, ok? Perché poi qual è un'azienda che rispetta, come dire, la tua missione sociale dipende un po' da quali sono i temi che ti toccano e da quali sono anche le tue opinioni sul mondo, ok? E quindi io credo che per qualsiasi cosa influencing lo puoi plasmare per far diventare quello che ti interessa. C'è una grossa differenza tra il lavoro dipendente e il lavoro da freelance. Nel lavoro dipendente il tuo tetto, diciamo, quello che ti limita è il fatto di essere dentro l'azienda, il tuo datore di lavoro, eccetera, eccetera, che ha le sue esigenze, anche di essere sostenibile, eccetera, eccetera. Quando sei freelance, l'unico tetto che hai è il mercato, ok? Quindi, se riesci a vendere cose, se riesci a fare abbastanza soldi con quello che ti interessa, hai tantissime possibilità. E tenendo conto che poi non sei un'azienda, sei un singolo, è molto più facile andare a scegliersi anche, che ne so, un cliente che è più interessante e ne ha meno soldi. Perché riesci a darti abbastanza soldi perché tu non hai tutta quella parte di spreco, tutta quella parte di margine che ha bisogno di fare l'azienda per sopravvivere. Non volevo chiamare spreco tutte le persone che non sono operative in un'azienda, però insomma ci siamo capiti. E quindi secondo me hai molte più possibilità di andare verso la tua missione sociale, proprio perché poi può diventare anche il tuo posizionamento, ok? Sei il programmatore che specializzato nel... Ci sono... Mi è capitato di collaborare con un'agenzia che era specializzata nel non profit, ok? O in altre robe. Sono mercati assolutamente possibili. Puoi andare a vedere quello che più ti interessa, posizionarti e procedere. Ti risposto? Sì, grazie. Quanto tempo e dedizione serve per avere un giro di clienti buono e sostenibile? Allora, avevi risposto prima con quello del network, no? Però a livello quantitativo, cioè quando ci si impiega a raggiungere, vuol dire ok, mi sento tranquillo, quella cosa lì. Allora, Te quando ti è venuta? Quando ti è successo? Allora, dici mai, non so mai tranquillo. Io trai sempre il mai, okay. Nel senso, io ho cambiato tanto cosa ho fatto durante, cioè in questi 3 anni di freelancing, in verità, come dire, da maggio non vedo più niente che c'entri in tutto. Da maggio non vedo più niente che c'entra con il codice. Mi sono dedicato completamente alla consulenza, project management o altre cose. Fino a, che ne so, il primo anno ho venduto anche sviluppo puro, ok? Aumento così, ti aiuto a portare avanti i tuoi progetti. Dopo ho deciso che prendevo solo clienti in cui oltre allo sviluppo c'era qualcosa in più. Quindi cosa succede? Che ogni volta che rimescoli un po' le carte, chiaramente ti rimani là, dici, ma cosa succederà se rimescoli le carte stavolta? C'è da dire che cadi sempre in piedi, perché tanto il lavoro più semplice che puoi andare a isolarti, che è ricerca questa roba qua, ce l'hai sempre. Non ho mai pensato andrò a finire sotto un ponte.
se non riesco a trovare clienti, perché tanto so che alcune delle mie competenze posso venderle abbastanza facilmente e cavarmela. Quindi dalla parte sono tranquillo perché non capiterà che non guadagnerò un euro per seguire. Dall'altra, io non è che so, il mio flusso di clienti è comunque irregolare, ok? Ci sono periodi in cui ho più roba, periodi in cui ho meno roba. O perlomeno più o meno proposte, ecco. Però per intenderci, ne so, io l'anno scorso è stato un bel casino, no? È stato un anno piuttosto particolare. È stato un anno in cui avevo poche energie, mi sono tenuto, ho avuto solo 3 clienti in tutto l'anno, ok? E ho guadagnato come l'anno prima. Ho tenuto i miei clienti più a lungo, non ho fatto false sperimentazioni, super cose, eccetera. Sono stato tranquillo, ho portato avanti bene le mie cose. E... quindi il discorso è, puoi stare tranquillo da subito perché comunque dal lavoro da freelance ce n'è tanto, se non sei junior. Se sei junior ce n'è tanto, ma ti consiglio di prendere. E in ogni caso, il giro di clienti buono e sostenibile secondo me dipende tantissimo da quanto ti durano i clienti. Cioè, un mio amico lavora per un cliente alla volta, quasi full time, per mesi, magari ne so, un anno, eccetera, eccetera. Poi, ne so, poi quando finisce con uno, provo a guardare per altri lavori. Questo vuol dire che magari c'è un buco di qualche settimana, perché se tu ti dedichi completamente a un cliente e scagli tutti gli altri, non stanno lì tutti a aspettare te. E quindi lui lavora super dedicato a uno e poi dopo riprova a ripartire. In quel caso non è molto importante la rete che hai, perché è quasi come essere dipendenti cambiando lavoro spesso, in sostanza, se c'è più un lavoro. Se tu invece, io quello che facevo, l'ultimo minuto, quello che facevo di più era spezzarmi 2 giorni e 2 giorni con 2 clienti. In questa maniera sapevo che anche se mi moriva un cliente, avevo tempo per pigliarmi un altro, nel frattempo l'altro mi pagava da vivere. Okay. E, ovviamente devi fare delle tariffe per cui con 3 giorni ci vivi. L'ultimo consiglio al volo che vi do è non occuparvi full time, perché lasciare una giornata di tempo alla settimana o comunque un tempo significativo alla settimana per pigliare le occasioni che ti arrivano è un'ottima idea, ok? Se sei in freelance e non puoi prendere le occasioni che ti arrivano, stai... no, è un peccato, cioè, nel senso, da freelance c'è molte più possibilità di beccare occasioni interessanti, sei costretto a lasciarle tutte fin quando hai, finché hai un lavoro, direi lasciarci tantissima roba. Va bene, grazie.